legge Mattarella rivisitata con il 25% non più recuperato con il meccanismo dello scorporo, ma con un premio di maggioranza, un diritto di tribuna, e la proposta sul modello della legge elettorale spagnola con un premio di maggioranza che consenta a chi vince di governare. Sono tre proposte su cui i partiti che stanno in Parlamento più volte hanno detto sì, ci stiamo. Bene, adesso le carte sono sul tavolo, il 2 gennaio, per cui se si vuole in 15 giorni, in un mese si può chiudere, perché il PD su queste tre proposte ci sta. E naturalmente con questo nostro impegno togliamo qualche alibi a chi immagina di rinviare questa discussione. Ormai si può chiudere. Con questo passaggio di oggi, se davvero c'è la volontà politica di chiudere da parte degli altri, si chiude nel giro di qualche settimana. La deadline è quella che ha la Camera dei Deputati, che sta affrontando questa riforma e che deve, mi pare, andare in commissione affari costituzionali un testo entro la fine del mese, per poi andare in aula la prima di febbraio. Spero che si possa rispettare, però sai, a questo punto più chiaro di così il problema non può essere, perché per la prima volta carta canta sul tavolo ci sono tre proposte diverse l'una dall'altra, ma accomunate da un principio di serietà e di trasparenza. Credo che sia, da questo punto di vista, anche uno stile diverso. Cioè, io non mi metto a dire facciamo un incontro, vediamo, cambiamo la legge. Dico, queste sono le proposte. Chi, e le diciamo di fronte ai cittadini, ecco perché le abbiamo messe in modo pubblico fuori. Perché credo che i cittadini l'8 dicembre non ci abbiano affidato il governo del paese, ci hanno affidato molto di più del governo del paese. Ci hanno affidato una speranza. La speranza che finalmente si possa guardare alla politica con maggiore dignità e con maggiore serenità. Oggi tradire quella speranza sarebbe imperdonabile. Per questo motivo io ho pensato giusto il primo giorno dell'anno, primo giorno lavorativo dell'anno, mettere sul piatto ogni tipo di proposta.